Ciao ragazze e tu ragazzi, ciao Vitamina, ciao Cucciola. Allora, oggi ci prepariamo a fare la tinta. Esattamente, farò la tinta insieme a voi. Io già sono ben attrezzata, vi dirò tutto. Allora, mi sono attrezzata con la mia tovaglia. Allora, innanzitutto vi parlo della tinta che andrò ad utilizzare. Fate conto che io quando faccio il colore... Cioè, ora ha molto tempo che non faccio il colore perché che non lo faccio da un paio di mesi, non so quanto. Lo so, faccio pena senza colore, cioè senza trucco. Comunque, io vi volevo far vedere la tinta che userò. Vabbè, mi metto a nudo, a me non mi vedete senza trucco, anche senza che mi sto truccando. Comunque, vi faccio vedere la tinta. Allora, a parte che io ho molti mesi che non faccio la tinta, penso dall'ultimo ordine di Faberlic, perché è stato lì il tempo che ho comprato la tinta, mi era piaciuta, l'ho fatta ed era molto bella. Ora, sinceramente, voglio rivivere il colore, cioè, lo voglio di no, diverso, comunque rivivere. Come sapete, io le radici non le tocco completamente, assolutamente, perché non mi piace andare a ritoccare le radici. Cioè, farle tutto un colore biondo, no, a me piace proprio, piacciono così, cioè nel senso, sì, andare a ritoccare le radici però non molto, ma quindi no. Quindi mi piace andare a sistemare il colore e basta, tipo una specie di chatousse che non lo è, perché lo chatousse è dalle lunghezze alle punte, però io, a me piace, mi piacciono chiari. Perché avevo fatto i riflessi, poi ho fatto la tinta per tonalizzare tutto. Comunque, vi faccio vedere la tinta che utilizzo, questa. Mi è piaciuto proprio il colore che ho visto appena ho comprato. Cioè, se guardate, assomiglia proprio... Assomiglia a Mia Cellini. Mia Petta. A cui mando un bacino che la seguo sempre. Allora, in pratica, questo è un biondo chiaro argento, il 522. Cioè, assomiglia proprio a lei, se la guardate attentamente. Cioè, perché Gna Petta è scura, cioè sette capelli scuri, giustamente. Però ci somiglia troppo. Cioè, appena ho guardato io questa, simile a lei. Infatti, appena posso, vi mando pure la foto su Instagram. Comunque, questo contiene olio di oliva e acqua di lavanda francese. Non l'ho mai provata questa. No, questa tinta solo il castano scuro al mio ragazzo quando è stato e basta. E poi non più. Comunque dietro, cioè, dice che comunque dovrebbe promettere, che essendo che io ho tipo sto colore, dovrebbe promettere bene, quindi dovrebbe fare un bel colore. Io lo spero veramente, non vorrei andare a fare brutte cose, perché sapete che col biondo non è che è. Comunque il colore esteticamente è questo ed è stupendo. Certo, non è che mi aspetto, però mi aspetterei veramente questo colore perché è bello. Io non sono molto patita di queste tinte, diciamo, shampoo, questi così, però mi sono trovata bene con quella di Faberlic, molto molto bene, siccome essendo che per ora non farò ordini, quindi non credo di farne tanti. Ho preferito, visto che l'ho trovata al super, ho detto, ma sì, proviamolo. Cosa c'è? Praticamente c'è l'ossigeno. Il tubetto, i guanti e l'istruzione che ormai già sappiamo come va. Allora, io prima di fare la tinta utilizzo un olio, questo di Yves Rocher, è un olio riparatore, contiene olio di jojoba, quindi dovrebbe andarti a riparare il capello, quindi non farlo rovinare molto. Ah, e poi c'è il solito balsamo. Siccome so molto che a molte persone piace quando faccio questi video, quindi mi è sembrato giusto farlo vedere. Allora lo metto soprattutto tra lunghezza e punte per andare anche a idratare e riparare. Allora, questa linea riparazione l'amo totalmente perché è una linea stupenda di Rocher. E a volte uso la tinta per andarmi a tonalizzare il colore perché magari lo voglio più brillante, più carino. Allora io vado a mettere, allora io non uso il flacone con la tinta, vado direttamente a mettere il tutto dentro il mio ciotolino col pennello perché mi piace meglio così, cioè
lo vedo meglio, come si dice, vedo la cosa più fatta, più comoda. Invece nel barattolo a volte non scende il prodotto, cioè. Questo è tutto il flacone che c'è, tutto il contenuto. Poi andiamo a bucare la nostra crema colorante da 60 ml. Questo è tutto il contenuto che sarà all'interno. Andiamo a mescolare il tutto e poi a me piace troppo il biondo, però a volte magari si ossida, sì, essendo che utilizzo comunque gli shampoo di Avon che sono quelli viola che vanno a tonalizzare tutto il capello, è una cosa spettacolare perché ti aiutano tantissimo. Poi anche le tinte di Faberlic sono stupende, raga. Cioè, se fate gli ordini, fateli. Ora sarà un pochettino. Ah no, il mollettone ce l'ho perché c'è sempre con me. L'unica cosa è non dimenticare i guanti. Allora, a me questa tinta piace anche, però voglio vedere se effettivamente prometterà quello che deve promettere. Perché ho paura, non voglio fare danno. Perché ho paura che a volte con tipo alcune tinte mi è capitato che mi andavano a scurire il capello. Cioè, è una cosa proprio. Infatti, mia mamma ce lo volevo prendere anche per mia mamma questo colore perché a lei l'ho convertita. Iniziamo. Solo che non l'ho trovato praticamente. Cioè, è stato brutto non trovarne un altro. Perché di solito quando compro le cose per mia madre, cioè quando compro le cose per me, me le vado comprando. Le compro pure per mia mamma. Beh, io non ho problemi di coperture di capelli bianchi perché alla fine. Scusate, ma non brucia. Cioè, dà molto fastidio agli occhi. Vabbè, alla fine posso anche applicarlo tranquillamente con le mani perché pertanto. Cioè, non è che devo andare a coprire molto. Oddio, sembra leggermente che bruci. Io spero totalmente che mi faccia un bel colore. Certo, non essendo davanti allo specchio, è un po' complicato. Però fatto sta che se mi rimane un po', penso che glielo userò a mia mamma. Vediamo. Alla fine lei ha i capelli molto corti. Sì, se lo applico con le mani fate il conto perché io devo andare a fare solamente la parte bionda, quindi non è che. Non vedo l'ora. Infatti poi ci vedremo dopo 30 minuti. Allora, adesso continuo davanti lo specchio perché mi verrà meglio. E poi ci vediamo. Il tempo di posa è finito, quindi vi faccio vedere un pochettino la situazione che non capisco perché qua sembra che mi ha colorato pure, non lo so comunque. Andrò subito al lavaggio. Comunque, questa è la situazione, non sembra malaccio il colore, però ovviamente aspetto sempre. Comunque, l'ho tenuto 45 minuti e non 30 perché ho letto bene le istruzioni. Quindi bisogna sempre leggere bene le istruzioni perché c'era scritto 45 minuti per chi fa la prima volta questa tinta. Infatti mi sembra 520 e 522, che è quello appunto che ho preso io. Bisognava farlo stare, cioè, io non lo so, cioè, sembra anche qui colorato, comunque. Bisognava farlo stare 45 minuti, quindi non so se appunto era la prima applicazione che io facevo, infatti è la prima volta che io faccio quella tinta. Comunque adesso vado di shampoo viola, ovviamente per andare un po' a tonalizzare, prima sciacquo i capelli, faccio lo shampoo viola e poi utilizzo il balsamo che c'è dato in dotazione, anche se volevo utilizzare io anche il balsamo dell'Avon perché è anche viola, però no, utilizzerò l'altro. Quello che viene già,
messo all'interno. Comunque, ci vediamo dopo. Non so se verrò a testa asciugata, non lo so, vi aggiorno. Allora, raga, vi volevo far vedere il colore, il risultato del colore che ho fatto, della tinta Natural Easy, questa di qua che è il 522. Allora, in pratica, questa tinta è come se mi ha schiarito anche un po' le alcune radici. Non so se si può notare effettivamente. Comunque, il colore è stupendo. Scusate se sono in vestaglia, ma sono tornata da poco. Sono stata con il mio amore, quindi quando sono a casa preferisco stare un po' comoda. E comunque il colore è stupendo, lo vedo molto, molto, molto bello. A parte un po' le radici che sembrano, vabbè, finalmente rispetto a quelle scure, che a me quelle scure piacciono, le radici. Però, diciamo, per fare il colore un pochettino più omogeneo, mi piace troppo. È venuto molto, molto chiaro, bello, come mi piace a me. È diverso dal solito. Però bello, solo che io intelligentemente ho acquistato su Amazon un'altra di queste maschere SOS Color. Questa è quella bionda, che io ne ho applicato un poco così, però non lo so se ha fatto qualcosa, però non penso. Comunque, ne ho acquistato un'altra però viola. Quella viola è meglio perché quella viola è una maschera che tu tieni in posa tipo 15 minuti e tipo ti tonalizza bene i capelli. Non l'ho mai provata questa viola, è la prima volta. Mi arriverà domani, domenica. Quindi vedremo. Vedremo questo risultato, che però non lo proverò domani. È il prossimo shampoo. Quando mi farò, diciamo, il prossimo shampoo. Perché queste maschere si fanno a capigliatura pulita. Quindi dopo che tu hai fatto shampoo, balsamo, metti questa maschera, lascia agire 15 minuti e poi risciacqui. Voglio capire se essenzialmente, come ho visto da alcune recensioni su Amazon, cambia totalmente quel biondo, te lo fa tipo diventare freddo. Non lo so se effettivamente è così. A me questo punto liso mi piace, però se il biondo, insomma, diventerebbe tipo leggermente freddo, sarebbe pure carino. Vedremo, vedremo. Io vi saluto. Appunto, il 6 Al marzo prossimo mi è arrivata video. la maschera che vi dicevo io, quella SOS Color, che è questa da 300 ml. In pratica questa è una maschera colorante argento silver, quindi dovrebbe contrastare, dice. Allora, nutre, intensifica e tonalizza capelli biondi, grigi, decolorati e con mesh. E basta, si utilizza dopo lo shampoo, potete farlo durare dai 3-5 minuti, poi dipende come lo volete. Comunque è questa, essenzialmente è come quella, è arrivata tutta aperta, anzi l'ho pulita, diciamo che gli ho dato una pulitina. Ma comunque è questa qua, dovrebbe, diciamo, intensificare, togliere, diciamo, l'effetto giallo, se c'è giallo, insomma. Comunque io lo proverò, infatti questo video lo caricherò la settimana entrante, quando farò il prossimo shampoo, perché già io lo shampoo l'ho fatto ieri, quindi passare qualche paio di giorni e poi proverò questa Ragazzi, e allora poi vi siamo di dirò anche il nuovo qui. risultato. Quindi, Allora, oggi è mercoledì, voi questo video lo troverete sicuramente tra domani, che è giovedì, o venerdì. Andremo a provare questa, la maschera. Ho detto che faccio questo video perché questo video sto facendo tipo la settimana scorsa, settimana entrante. Comunque, questa è la maschera, questa viola che vi dissi che è quella che aiuta a contrastare l'effetto giallo. Io comunque un po' di effetto lo vedo, spero che mi fa un po' di effetto, perché, cioè, allora, avere i capelli tipo di questo giallino e di questo colore sarebbe, diciamo, l'ideale, capite? Perché a me il colore è tutto unico. La cosa che io faccio poi sempre, diciamo, che questo dovrebbe dare una tonalità fredda, che secondo me sarebbe più carina. Io vado a mettere la pellicola poi, cioè vado, capite? Comunque, ci vediamo tra 15 minuti, va bene, che vi farò vedere il risultato. Allora, raga, questo è il risultato dei capelli, come vi ho detto che venivo con capelli asciutti o non lo so. Allora, il risultato della maschera è questo. Non lo so, mi dovete dire voi se è quello che penso io, magari è giusto o no. Io quello che ho notato, almeno da qua, si nota che i capelli non sono molto più gialli rispetto tipo alle parti precedenti. Non lo so se magari questa cosa è una cosa mia che sto notando, oppure questa maschera è come se non ha fatto niente. Perché di solito queste maschere,
È come se non fanno niente, cioè, tipo quella rossa sì, ti prende benissimo, però non lo so se questa ha fatto qualcosa. Io non lo riesco a notare più o meno, però fatemi capire se quello che avevo un po' intuito è quello. Comunque io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!